direttamente sulla questione del dottor e tralascio però l'intervento sulle altre considerazioni che riguardano la scuola nel suo complesso e la situazione che è stata determinata dalla cosiddetta riforma Zanino. E quindi mi attengo appunto a quello che è il problema sollevato. Allora, innanzitutto, anche subito per chiarire, io risponderei a questo secondo momento del secondo punto dell'interrogazione. Si ritiene opportuno per una scuola si integrare con l'attività scolastica. Naturalmente basta intenderci cosa significa integrato e dopo, come dire, è chiaro che bisogna essere d'accordo. Se integrato significa che il progetto di dopo scuola è concertato, è costruito assieme al maestro, perché ai docenti in qualche modo, e naturalmente questo fa da sé che bisogna viverlo, bisogna organizzarlo in questi termini. Un dopo scuola che sia completamente scollegato da quello che è l'attività didattica del mattino non ha alcun senso. Altro discorso è se per lo scuola integrato si deve intendere necessariamente che si svolga nell'ambito dei locali scolastici, cosa non a rigore necessaria, e se e quali naturalmente attività, ma meglio, quali attività siano previste, se debbano completare quelle materie cosiddette curriculari, o se devono in qualche modo integrarle, o se devono invece anche toccare aspetti della vita del bambino che in qualche modo prescindono dalla scuola stessa. Comunque, io lo intendo integrato nel senso primo del rilievo che facevo poc'anzi, cioè per me un gruppo scuola va progettato insieme ai docenti del bambino. Questa è la garanzia di integrazione. Poi dopo chi lo svolge, dove si svolge, dipende dal progetto e dipende dai risultati che mi voglio avere. E vengo poi alle due questioni che sono in qualche modo legate. Allora, tanto per chiarire e per informazione per tutti, esiste già un dopo scuola di un certo tipo che preciserò dopo di quale tipo esista, attualmente in funzione nell'ambito del comune di Pordenone. Esistono due associazioni che fanno un'attività di dopo scuola o scuola, le stesse poi che fanno un'attività di scuola, ma sono due cose completamente diverse. Cioè, non dobbiamo confondere prescuola che è mera assistenza nel momento in cui gli alunni non possono essere accolti all'interno della scuola dal personale non docente o dal personale docente, da un'attività di post scuola o di dopo scuola. E queste sono già due associazioni che fanno questo tipo di attività e che sono, come credo più di qualcuno è noto, è l'associazione Scarabeo e l'associazione Piccoli Amici. Qui ho avuto un programma anche dettagliato, parliamo delle attività che queste due associazioni fanno in tutte le scuole elementari di Pordenone, e anche il numero degli alunni che le frequentano, le giornate e via dicendo. Quindi questa attività di tua scuola già esiste e il comune la finanzia questa attività, non in misura massiccia, ma sicuramente la finanzia. Noi diamo a ciascuna delle due associazioni 2000 euro perché svolgono questo tipo di attività. Naturalmente questo tipo di attività, dove sono pagate dei signori che hanno evidentemente bisogno di questo tipo di attività, e in questo modo il gruppo scuola funziona. Accanto a questo tipo di gruppo scuola ne esiste un altro, qualche che completa naturalmente quello che di queste due associazioni di cui dicevo, ed è a livello parrocchiale, e in particolare a Borgo Meduna, parrocchia di Borgo Meduna e parrocchia di Valle Nonsello. Tre pomeriggi a Borgo Meduna, un pomeriggio al venerdì a Valle Nonsello, di attività che nella prima parte naturalmente del pomeriggio va da sé che tutti questi alunni hanno bisogno di essere in qualche modo custoditi in questa prima parte di attività del pomeriggio. E noi non diamo direttamente soldi a queste parrocchie, ma assicuriamo la presenza di un educatore, e qui non interviene il due educatori, poco meno una volta non se lo, di educatori.
Qui no? Sì, non interveniamo direttamente con soldi, ma interveniamo come educatori da parte dei servizi sociali. Questo tipo di doposcuola è un doposcuola che, come dire, assicura un livello sufficiente di custodia, si fanno fare i compiti di pomeriggio naturalmente, e comunque svolge la funzione che, per cui è organizzata. Altro discorso, se noi vogliamo, un doposcuola di qualità, perché questo c'è un tipo di richiesta per questo tipo di doposcuola, come esiste sicuramente un altro tipo di doposcuola che definisco, come dire, sempre offeso naturalmente per questa attività precedente, di un doposcuola di qualità. Naturalmente fare un doposcuola di qualità è tutt'altro discorso, è sicuramente più impegnativo rispetto a questo che esiste e che ho presentato in maniera così sintetica. Su questo punto noi stiamo lavorando per capire esattamente i bisogni che ci sono rispetto a quale tipo di servizi c'è questa necessità, perché ripeto, dopo scuola deve essere una qualità se noi vogliamo integrarlo, i costi che ci sono, ed è evidente che qui come Comune di Pordenone noi possiamo sicuramente investire dei soldi, ma non possiamo farlo da soli perché non è neppure giusto, e dobbiamo sicuramente avere l'intervento anche di altri enti, non solo, ma dobbiamo richiedere anche l'intervento dei genitori, come peraltro esiste nel doposcuola che citavo prima. Allora noi quasi sicuramente, dico quasi sicuramente perché non è un lavoro dal punto di vista alternativo facile da fare, noi partiremo quest'anno da marzo, cioè lo proporremo a marzo, non significa che lo partiamo a marzo, per l'anno scolastico successivo, perché noi, perché a marzo, perché lì terminano le iscrizioni, ovvero similmente oggi nel febbraio e marzo, il termine delle iscrizioni per la scuola elementare, e proporremo per una scuola sperimentalmente questo tipo di, vedremo anche a quale fase di classe, la prima, seconda, terza, quarta e quinta, ai genitori che lo vogliono. Quindi acá, nel momento dell'iscrizione ci faremo segnalare dai genitori che lo vogliono, perché sarà a domanda naturalmente, sarà a domanda e non per classe. Questo è chiaro, la scuola di qualità non prevede che ci siano la classe, non prevede che non sia a domanda, e faremo questo tipo di sperimentazione. Poi capiremo, anche proprio proponendolo, che tipo di esigenze abbiano i genitori e se rispondono al tipo di sollecitazione.